Buongiorno ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi andremo a parlare di Axelrp 9 e di come creare delle semplici operazioni matematiche utilizzando appunto le potenzialità di Axelrp. Quindi, se siete interessati, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, eccetera, eccetera, tutte quelle cose belle che servono per supportare il mio canale, ma ovviamente servono anche per avvisarvi nel momento in cui ci sarà un nuovo video per la serie. Quindi, let's get started! Ed eccoci all'interno di Axelrp. Allora, come vedete sullo schermo ho già creato gli elementi base di questo tutorial. Allora, abbiamo due input field, ok, che ho leggermente customizzato. Qua abbiamo una drop list, anche questa leggermente customizzato, e questo sarà il nostro risultato. Le ho rinominati come N1, N2, il secondo, questo l'ho chiamato semplicemente segno e questo totale. Mi raccomando, sempre buona prassi mettere insomma i nomi un po' a tutto. Allora, come andare effettivamente a fare queste semplici operazioni? Allora, selezioniamo il nostro primo input field e la cosa che gli dobbiamo dire è: ogni volta che il testo cambia all'interno di questo input field, scrivimi il numero che c'è all'interno di una variabile che poi utilizzeremo in seguito. Quindi selezioniamo il nostro primo input field e diciamo onTextChange add set variable value. Di che cosa? Andiamo ad aggiungere una variabile globale che andiamo a rinominare come N1. Che creatività. Selezioniamo la N1 e mettiamo set to text on widget this, ok? Quindi la variabile, ogni volta che c'è un cambiamento di testo, scrive all'interno della variabile il numero che abbiamo all'interno di questo, ok? Facciamo un bel copia e incolla sul secondo input field, su N2, e ovviamente andiamo a cambiare la variabile, andiamo a creare una nuova e la chiamiamo, in questo caso, N2, guarda un po', ecco qua, e andiamo a selezionare ovviamente la N2. Ora, la cosa un po' più complicata ce l'abbiamo sulla drop list. Qui dobbiamo dire, nel momento in cui cambia il segno, mi devi fare N1 più N2 o N1 meno N2, N1 meno diviso N2, eccetera eccetera. Come facciamo questo? Semplicemente andiamo a creare sulla drop down on selection changed set text, dov'è? Set text di totale, ok, quindi dell'ultimo input field, uguale a testo di N1 più che cosa? N2, ok? N1 più N2, ok? Ovviamente questo deve valere nel momento in cui abbiamo il segno più, quindi andiamo a creare una logica. Se la selezione di questo è uguale a più, allora fammi questo. Se invece facciamo copia e incolla e la selezione, cioè l'opzione di questo è uguale a meno, allora e fare N1 meno N2, ok, copia e incolla ancora una volta e cambiamo sempre qua, mettiamo diviso. Se la selezione è uguale a diviso, allora il totale deve essere N1 diviso N2, che si fa con lo slash il diviso, e stessa cosa la facciamo per la moltiplicazione. Quindi se la selezione di questo è uguale a x, allora fammi N1 per N2 e si usa l'asterisco per fare la moltiplicazione. Ok, quindi qua abbiamo tutte le quattro regole base appunto per fare le nostre semplici operazioni.
Ora andiamo a vedere cosa succede in preview. Opa, chiudiamo le altre pagine che avevo già aperto. Allora, 0, qua mettiamo un 1, qua mettiamo, che ne so, 5, e se cambiamo 1 meno 5, effettivamente fa meno 4, quindi i calcoli li fa. 1 diviso 5 fa 0,2, 1 per 5 fa 5 e 1 più 5 fa 6. Scusate. Cavoli. Allora, il problema è che se ora andiamo a cambiare il valore qua 6 e mettiamo 9, ovviamente il risultato qua non cambia. Perché? Perché ovviamente dobbiamo mettere un'altra semplice regola che andiamo a vedere subito in action. Ecco qua, allora, sull'input field N1 e l'input field N2, quando il testo cambia, quindi on text change, fire event sul drop list, con quale evento? L'evento selection change, ok? Quindi in modo tale che praticamente ogni volta che il testo cambia, non solo mi scrive la variabile, ma mi fa il trigger effettivamente del selection change, perché è al selection change del nostro della nostra drop list che effettivamente il risultato poi cambia. E quindi basta fare così, il fire event, utilizzare il fire event e andiamo a copiarlo e incollarlo sul N2. Andiamo a vedere subito in preview se funziona, ma credo di sì. Allora, se facciamo 1, vedete che già è cambiato il risultato, significa che effettivamente fa già il trigger del cambiamento di segno. Quindi 1 più, se metto 5, fa 6. Se io cambio il segno, fa qua, meno 4. Moltiplico 1 per 5, fa 5, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo creato un modo molto semplice per fare delle operazioni in XRP 9. Questo video anche è terminato, spero che vi sia piaciuto e dato che ho bisogno del vostro supporto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, come detto in precedenza, all'inizio. Attivate la campanella per non perdervi altri video della serie di XRP 9 e mettete un like o commentate, insomma, tutte queste belle cose, insomma, che servono sempre. Ok? Grazie, ciao!